Oscar Giannino ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di presidente del partito. L'annuncio arriva a metà pomeriggio, dopo 4 ore di discussione a porte sigillate. Giannino lascia l'albergo romano dove si svolge la riunione, dribblando giornalisti e telecamere. Dalla vicina stazione Termini raggiunge in treno Milano. Via Twitter dichiara: è una regola secca, chi sbaglia paga, deve valere in politica, io comincio dal privato. I danni su di me per inoffensive ma gravi balle private non devono nuocere affare. Le balle private sono 3 titoli di studio pubblicati nel suo curriculum ufficiale, per la precisione il master a Chicago che ha aperto il caso e 2 lauree, una in giurisprudenza, l'altra in economia. Giannino è un autodidatta, ciò che pesa non è la mancanza del pezzo di carta, ma la menzogna che fa crollare il castello sul quale aveva costruito l'aura di autorevolezza della sua lista, che sondaggi alla mano aveva catalizzato un cospicuo interesse specialmente al nord. Fare per fermare il declino doveva essere l'emblema della meritocrazia, della trasparenza, dell'eccellenza accademica. Intorno a questi valori Giannino è riuscito a presentare candidature autorevoli come quella di Luigi Zingales, professore all'Università di Chicago, che a pochi giorni dalle elezioni ha denunciato lo scandalo dimettendosi da fare per fermare il declino. Ci sono pregiudicati, indagati, persone che hanno affossato il paese e chi si ritira? Giannino. Così Crosetto rende onore alla decisione maturata oggi. Giannino tecnicamente resta candidato premier del suo movimento, lasciandone la guida politica. Il difficilissimo compito di salvare il salvabile a 3 giorni dalle elezioni spetta a una giovane avvocatessa di Milano, Silvia Enrico. Non sono io a dire quanto sono brava, quanto mi ritengo pronta. Ovviamente non avrei mai pensato sino a qualche giorno fa di ritrovarmi oggi in questa posizione.